Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere un prodotto che ho comprato già un po' di tempo fa e ve ne accorgerete perché adesso sono pelato e prima avevo i capelli, ma vabbè. L'ho tenuto in testa un sacco di tempo, poi ho dato priorità ad altri video, ma l'avevo preso perché mi era stato segnalato come dispositivo interessante, allora ne avevo acquistato uno. Si tratta di un magneto termico Wi-Fi motorizzato, quindi non è un dispositivo che si attiva e si disattiva con un'elettronica interna. È in pratica un magneto termico tradizionale al quale viene aggiunto un modulo, diciamo, laterale come spazio per ospitare un motore che arma e disarma proprio il leveraggio meccanicamente. Non fa null'altro di interessante se non attivare e disattivare ed è solo ed esclusivamente un magneto termico, quindi tutte le protezioni sulla linea per quanto riguarda sovratensioni eccetera, ma non fa da salvavita, da interruttore anche differenziale. È di una marca che si chiama OHC. Fanno dei prodotti interessanti e adesso ve li faccio vedere direttamente dal sito. Li vendono esclusivamente su AliExpress. Diamo un'occhiata a che prodotti hanno, quanto costano e poi vi faccio vedere quello che ho acquistato io. Ok, se andate su AliExpress e cercate HOCH, escono una serie di dispositivi. Quelli che ci interessano sono questi col cerchio rosso. Vedete che li distinguono per funzionare dentro Ewelink o Tuya, in questo caso per dar seguito a tutti i dispositivi Sonoff eccetera che ho dentro l'app Ewelink. Ho preso la versione Ewelink, venduti sia da HOCH Official Store che da altri store. Vi consiglio di prenderli direttamente da loro. Abbiamo due tipologie di dispositivi, quello del video di oggi, che è questo magneto termico che adesso vedremo c'è in varie versioni. Poi abbiamo anche questo che, oltre a fare le protezioni del magneto termico, fa anche da misurazione di assorbimento, ma oggi parliamo di questo. Dunque, interessante che esiste in varie versioni, quindi ha un polo, ha due poli che è quello di oggi, ha tre poli, quindi trifase per tre fasi, o ha quattro poli, quindi trifase più neutro. Vedete, ci sono varie versioni. Io ho preso appunto il 2 da 16 A, guardate che roba, il quadripolare ad esempio arriva fino a 125. In teoria danno fino a 125 anche il bipolare, ma non so se poi nella realtà dei fatti esiste. Quindi due poli, 16 A, versione di oggi, costa 45 €. Tra le caratteristiche dicono che è customizzabile mandando una mail a questo indirizzo qua. Sinceramente, dopo aver provato il prodotto, gli ho detto che ho fatto un video su YouTube e tutto quanto, gli ho mandato un'email, ma non mi hanno calcolato di striscio, quindi come l'ho comprato è rimasto. Abbiamo inoltre il sito proprio del produttore che si chiama itocyot.com, dove fanno vedere ancora tutti i prodotti nello specifico, c'è la gamma, fanno anche varie cose, magari più avanti potremmo provare qualcos'altro. Ora lo spacchettiamo, proviamo a montarlo e tutto quanto, poi vediamo un attimino com'è. Dispositivo che arriva in una scatola comunque che si presenta abbastanza bene, non diciamo in un sacchettino trasparente. Vediamo le caratteristiche, dunque tutte le app e la compatibilità con Amazon. Qua abbiamo tutte le spunte sulla configurazione, diciamo, del dispositivo, quindi funziona in Ewelink, è un dispositivo Wi-Fi, è un bipolare da 16 A. Vediamo un po' com'è dentro. Troviamo subito l'antennino. E il dispositivo molto ben protetto, eh? Guardate che bella scatola, che belle protezioni, neanche quelli, diciamo, di marche blasonate arrivano protetti così. Un bel po' di polistirolo sagomato intorno, un manuale. Partiamo subito dalla dimensione, quindi tre moduli, connessione dell'antenna che arriva protetta, antenna che è a 90 gradi, quindi non c'è modo di metterla dritta, va per forza a 90 gradi, come giusto che sia, perché almeno non occupa spazio in su, anche perché non ci starebbe. Una volta avvitata possiamo tenerla a destra, o se avete spazio è meglio a sinistra, così non siamo subito sopra i morsetti dei conduttori. Morsetti molto generosi. Abbiamo poi qua sopra delle alette dove si intravedono dei dissipatori, un qualcosa insomma per il raffreddamento. La parte dietro con i ganci per baradin, morsettiera di sotto sempre generosa, qui le istruzioni per sganciarlo. Sulla destra niente, anche se in realtà abbiamo l'attacco per collegare un altro dispositivo di sgancio. Mi è arrivato con l'angolo qua come se avesse preso una botta, ma vabbè, niente di che. Qui abbiamo l'interruttore, abbiamo questo selettore con il pirillo fuori bloccato, con il pirillo dentro sbloccato. Dunque, guardando le istruzioni, in pratica con il gancetto giallo giù, quindi in questo modo, il dispositivo viene controllato normalmente. Se invece lo tiriamo su, il circuito di interruzione rimarrebbe aperto e non può più essere chiuso.
quindi con il ponticello diciamo alzato il dispositivo non può essere azionato a mano, mentre questo switch quick compatibile, questo qui, sulle istruzioni dice che deve essere lasciato in modalità quick. Ora proviamo prima ad alimentarlo al banco per configurarlo, quindi ha i morsetti compatibili con i cacciaviti PH2, guardate che grossi, neutro a destra, fase a sinistra, sono segnate, ingresso sopra e uscita sotto. Alimentiamolo. Ok, c'è un LED qui, apriamo l'app e WeLink, facciamo aggiungi un dispositivo, proviamo in accoppiamento rapido, un dispositivo, rete Wi-Fi da 2,4 come tutti sono off, prossimo, vediamo se lo trova. Niente, così non l'ha trovato, torniamo indietro, lo spegniamo, perché evidentemente non era in modalità di accoppiamento. A few moments later. Lo accendiamo perché deve lampeggiare in modalità con due lampeggi veloci e uno lento, esattamente come i sono off. One eternity later. Non sono riuscito a farlo prendere così, ho provato a spostare questo incompatibile, lampeggia con i due veloci e uno lento, dovrebbe essere in questo modo. Accoppiamento rapido, un dispositivo, rete 2,4. Ok, così lo sta trovando, quindi per metterlo in accoppiamento bisogna fare compatibile. Dispositivo trovato, mentre l'ha trovato l'ha tirato giù, lo chiamiamo generale, completato. Perfetto, lo troviamo qua in mezzo a tutti gli altri dispositivi. Nuovo firmware disponibile, da 330 a 350 lo aggiorniamo subito. Ultima versione. Già che siamo nelle postazioni, guardiamo cosa c'è di bello. Niente di particolare se non lo stato all'accensione, ha un inching, uno spegnimento automatico dopo un tot di tempo, null'altro. Ora è off. Praticamente dentro ha un motore anche abbastanza rumoroso, ma la sua funzione è tirare giù e tirare su. Se faccio on va su, se faccio off stacca. Programmazione, conto alla rovescia, timer ciclico, null'altro. Ok, se lo tiriamo su dà la possibilità di essere tirato giù, ma non sente che è stato disarmato a mano. Quindi noi possiamo armarlo, disarmarlo, all'applicazione non gliene frega niente. Vediamo se per caso si può integrare nell'NS Panel. Sì, abbiamo la possibilità di aggiungere il generale anche all'NS Panel. Torniamo sul dispositivo. Vediamo cosa cambia se tiro su il pirulino giallo. Col pirulino giallo in su possiamo accenderlo, ma non sta su. Ok, non vedo altre funzioni particolari. Proviamo a montarlo in un quadro. Quadro elettrico, in ordine tirate giù il generale e staccate il contatore per lavorare in sicurezza. Poi stacchiamo tutte le utenze da sotto in ordine. E facendo leva sulle linguette che sicuramente avete sotto, dovete liberarle e tirare via il modulo vostro. Io adesso qui a monte ho un'emergenza collegata, ma normalmente dovreste avere solo i due cavi dell'arrivo principale. Ovviamente funzioneranno anche i comandi vocali perché essendo un dispositivo integrato in WeLink viene riconosciuto dall'assistente di Amazon e automaticamente aggiunto a tutta la nostra casa intelligente. Adesso proviamo un attimo i comandi vocali. Alexa, spegni generale. Alexa, accendi generale. Perfetto, l'abbiamo provato. Allora, dispositivo molto scenografico perché gli date il comando vocale, lui si alza e si abbassa come se ci fosse qualcuno lì che lo manovra. Nella realtà dei fatti, almeno per il momento, non fa altre funzioni particolari. Come vi ho detto prima, ho provato a contattarli ma non ne sono venuto a capo. Lo sto tenendo lì, ce l'ho già da un bel po' di mesi montato e va bene, fa quello che deve fare. Non mi è mai scattato, non ho avuto modo di testare se l'intervento è efficace, preciso e funzionale. Magari più avanti avrò occasione di fare qualche prova in più. Dispositivo che non costa poco, costa parecchio, preso da AliExpress, ci mette anche un po' a arrivare, però me l'avete chiesto, ho provato a comprarlo, comunque interessante, il suo lavoro lo fa. Diciamo che se ne prendete parecchi e vi fate tutta la sezione dei magnetotermici con questo dispositivo, siete pratici anche a comandarli vocalmente, arrivano a tenute in corrente molto molto alte, chiaramente a fare una bella stringa di questi interruttori spendete qualcosina. Interessante soprattutto che ci sia la versione trifase a 3 poli o a 4 poli, perché molto spesso mi chiedete di dispositivi domotici trifase e non c'è moltissimo, questi ci sono. Io spero che il video vi sia piaciuto, grazie
per aver messo un bel like al video e soprattutto grazie per esservi iscritti al canale. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massidattoli!